no, perché grazie. Adesso non so se riesco a prendermi bene perché io non ho studiato una cosa. No, ma non sono di nuovo. Allora, tieni solo l'altro orologio, il mio modo di pensare, il mio modo di vedere la vita e di seguito, io vengo da una famiglia che ha sempre rifiutato voglio e vogliamo. Hanno sempre insegnato occorre. Perché voglio e vogliamo, se io vado a guardare me alla resistenza, vado a guardare, io abitavo a Monte San Pietro, non avevo l'altro verso Monte, in una parrocchia andato alle campane per la Repubblica di Salon. Là un giorno non andato alle campane per le antenute di parto, detto che era perché. Poi è venuto perché è arrivato voglia e vogliamo, che erano l'SS e quelli del capolino con la camicia nera. A quella parrocchia i giovani che ci sono rifiutati di andare a Salò erano andati a messa. Finito la messa loro fuori, hanno solo aspettato che vengano fuori per prenderli, se non sono forti, erano in due, uno l'hanno preso e l'altro l'hanno inseguito e poi l'hanno ucciso. Io sono negli occhi che ero vicino. Lo genitore mi ha portato a casa col biroccio e i buoi. Allora, vogliamo, capito? Allora, io questa cosa è una frase, sono parole autoritarie che non creano, non portano aggregazione alla società, creano divisione, creano odio. Non creano aggregazione per me. Allora questo è il discorso che dopo per me la liberazione, quanto c'è stata questa liberazione, dopo la liberazione, io che ho fatto attività politica e sindacale, non ho mai usato le parole voglio, ho sempre usato le parole occorre. E mi hanno seguito, ho fatto tante attività, ho sempre realizzato tutti i miei obiettivi, li ho realizzati tutti. Non sono mai stato inferiore. 22 anni dentro l'ospedale Sant'Orsola, in dispensa, igiene alimentare, l'organo principale degli alimentari. Eravamo in quattro livelli. Quanto sono stato delegato io? Ho portato un livello unico, tutti i dispensieri. Allora, queste sono le cose che quando si dice voglio e vogliamo, occorre organizzare, occorre creare gli organici, occorre fare queste cose, ogni settore, occorre gli istituti professionali per quel settore, occorre rinnovarsi su queste cose, gli insegnanti si devono rinnovare per che venga avanti. Sono tutte cose che dobbiamo, invece se noi li dividiamo, ogni settore vuol tenere il suo settore, l'altro settore ci dividiamo. È una lezione di comunicazione. Certo. Questo è l'altro discorso che io dico. Ideologie e fede non hanno affinità fra di loro. Non hanno affinità. Le culture hanno affinità fra di loro e hanno bisogno di vivere fra di loro. Hanno bisogno uno dell'altro, si cercano. Invece le ideologie e le fedi si dividono perché se io la penso come te, bene, se non penso al mio avversario. Grazie. Non abbiamo bisogno di grazie.